Buonasera a tutti, serata di diretta di Libri TV. Oggi è il 14 giugno, io sono Gianni Colacione e siamo in collegamento oggi, virgola, con collegamento con Riccardo Maggi, che è neo consigliere eletto al Comune di Roma. Lo salutiamo, grazie di essere qui su A Libri voi. TV. Allora, Grazie a voi, Riccardo, buonasera a tutti. noi in qualche modo avevamo anche un po' di aspettativa perché insomma avevamo anche un po' collaborato e siamo contenti che tu sia stato eletto come tutto il popolo radicale e non. E ovviamente adesso cominciano un pochino il momento di mettere in pratica ciò che nelle campagne elettorali, sia vale anche ovviamente per il candidato sindaco di cui, nelle campagne elettorali, ciò di cui si è parlato. E intanto volevamo chiederti appunto se già ti sei in qualche modo insediato o quando avverrà l'insediamento a No, c'è questo Consiglio stata Comunale che intanto. prevede che vi chiamiate onorevoli, questo va detto. Sì, no, ma intanto vi ringrazio anche perché è l'occasione per ringraziare chi segue Liberi TV, perché diciamo anche voi avete fatto la vostra parte, ci avete dato una mano a me, agli altri candidati radicali e agli altri eletti. Ricordiamo che è stato eletto anche un altro candidato radicale nel settimo municipio di Roma, Davide Tutino, che ha avuto un ottimo risultato, ha preso più di 300 preferenze, che è arrivato terzo nella lista civica e quindi farà parte del consiglio del settimo municipio, che tra l'altro è il più popoloso di Roma, oltre 400.000 abitanti, somma l'ex nono con l'ex decimo municipio, quindi San Giovanni, Tuscolano fino a Cinecittà. E di questo siamo molto contenti, speriamo anche che riuscirà, stiamo lavorando per questo, a diventare il vicepresidente del consiglio di quel municipio in modo da poter avere anche lui la facoltà di autenticare le firme per le iniziative referendarie radicali che sono partite proprio in queste settimane, sono proprio all'inizio di una campagna importantissima. Non ci siamo ancora insediati, è stata fatta la proclamazione proprio ieri, quindi stiamo ancora facendo, diciamo, sbrigando le formalità, però sappiamo bene quello che dobbiamo fare. Già in queste ore si sta preparando, si stanno consultando le varie forze politiche per la formazione della squadra. Noi quello che proporremo, insomma, è anche che ci sia un'attenzione particolare sul discorso della trasparenza. Il discorso della trasparenza non significa solo la possibilità per i cittadini di accedere ai dati relativi all'attività dell'amministrazione, e ricordiamo che in questo senso l'unico strumento di trasparenza che Roma ha avuto negli ultimi anni, nonostante la giunta Alemanno, è stato conquistato grazie all'iniziativa radicale, grazie all'anagrafe pubblica degli eletti, e quindi con una proposta che non arrivava dall'interno del Consiglio, né dalla maggioranza né dall'opposizione, ma dai cittadini, che noi siamo riusciti ad attivare e ad aggregare su quella proposta. Quindi bisogna ripartire da lì. Ma trasparenza significa anche una risorsa, perché è una risorsa, ad esempio, per il tessuto produttivo della città, cioè avere continuamente un'amministrazione che si preoccupi di fare una fotografia dei servizi o della mancanza di servizi e delle esigenze dei cittadini, significa offrire uno strumento al tessuto produttivo della città che può su questo intervenire. Questa per noi è una priorità, addirittura servirebbe su questo un assessorato, noi riteniamo. Ora vedremo se questa cosa sarà possibile o comunque se ci sarà l'attenzione dovuta su questo punto qua. L'altro punto strettamente legato a questo è la bilancio, la gestione del bilancio cittadino. Sappiamo che c'è una grave situazione debitoria del comune, quindi il prossimo assessore al bilancio dovrà, in stretta collaborazione col governo nazionale, capire che linea seguire. Secondo noi quella seguita qui dall'amministrazione Alemanno non è stata la linea giusta, e dal governo Berlusconi, perché anche lì c'è stata una grossa mancanza di trasparenza. Tutto questo dovrebbe avvenire, secondo noi, attraverso un rilancio degli strumenti online del comune, del sito web del comune, cioè vanno proprio costruite delle vere e proprie infrastrutture, che spesso sono delle infrastrutture immateriali o comunque telematiche, che si possono fare a bassissimo costo, però ci vuole la volontà politica. Senti, Riccardo,
Una cosa tra le tante che ti vorrei chiedere, che mi incuriosisce, e volevo sapere se tu potevi darmi una delucidazione, tra gli eletti ci sta un già consigliere comunale uscente, che è Andrea Alzetta Perselli, che però è stato dichiarato incompatibile perché appare una condanna in giudicato per questioni di ordine pubblico, se non sbaglio, qualcosa di del genere. Però è una condanna che è giudicata dal 96, quindi praticamente lui è già stato consigliere comunale, io me lo ricordo perché l'ho visto in aula Giulio Cesare. Come mai lo hanno escluso invece in questa... Allora, non ho approfondito la vicenda, ma da quello che ho capito si tratta di una conseguenza di una norma contenuta nel decreto anticorruzione del 2012 che ha inserito questa in realtà incandidabilità e quindi poi evidentemente ineleggibilità per chi ha avuto una condanna non inferiore ai 2 anni. Quella che ha avuto Alzetta sembra sia proprio di 2 anni. E quindi credo che lui, insomma, posso pensare che lui farà un ricorso su questo, ma se ho capito bene non penso che possa vincerlo. Ho capito. Ci sono, diciamo, c'è qualche, diciamo, indicazione, qualche possibilità per quanto riguarda la giunta di tua partecipazione? Ma su questo non lo so, io sto cercando di tanto di comunicare, di trasmettere quelle che sono le nostre, il nostro punto di vista e quelle che sono le priorità secondo noi di questa giunta. Prima ne ho dette alcune, ma ce ne sono altre e sto cercando, cercherò anche di fare in modo che ad esempio anche gli altri eletti della lista civica, che comunque è il secondo gruppo della maggioranza dopo il Partito Democratico come numero di voti e come numero di eletti, che diventino un po' un patrimonio comune in modo da avere anche una maggiore capacità all'interno del Consiglio e rispetto alla Giunta di imporre questi temi. Mi viene in mente per esempio, ve lo ricordiamo qui, domani c'è il Roma Pride a Roma e noi saremo presenti lì, faccio anche quindi un invito, un appello a chi ci vuole raggiungere come Associazione Radicale Certi Diritti e come Radicali Roma con un carro che sarà un carro ecosostenibile, perché saranno due macchinine elettriche che saranno nella quarta postazione diciamo dall'inizio del corteo e saremo lì con un carro che è addobbato in modo da ricordare la campagna Teniamo Famiglia, che è la campagna che abbiamo portato avanti come Radicali Roma e come Certi Diritti l'anno scorso sulle unioni civili, cioè su una delibera sempre di iniziativa popolare, perché anche su questo il Consiglio Comunale non si muoveva, su cui abbiamo raccolto 8.000 firme di romani che sono state depositate nel maggio, 17 maggio del 2012, la giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia, proprio significativamente le abbiamo portate in quel giorno in Campidoglio e poi non sono state mai calendarizzate dalla maggioranza e diciamo dalla presidenza di quel Consiglio Comunale. E quindi domani col carro ricorderemo questa iniziativa che chiaramente riproporremo appena possibile nell'assemblea capitolina e io sono anche convinto che, che sia una posizione che accomuna tutta la maggioranza. Poi vedremo, ci sarà un dibattito. Certo. Bene, io Riccardo Maggi ti ringrazio di questa tua partecipazione e ovviamente ci terremo in contatto, spero che tu possa essere il nostro, diciamo, uomo in Campidoglio, insomma, nel senso farci molto sapere volentieri un pochino quello che accade e magari se ci sta qualche seduta importante ce la segnali e vedremo magari di riuscire a essere presenti. Molto grazie volentieri ancora a Riccardo Maggi. Va bene, grazie, ciao. Ciao Riccardo, ciao, grazie.